Vendere 4 kg di mele per pagarsi un caffè a rischio chiusura. 4.500 aziende cuneesi, protesta di Coldiretti a Torino. Nelle ultime ore nuovi controlli per la polizia locale di Cuno nelle vie del centro, salvato anche un cane in una bialera. Per gli amanti dello shopping, questa è la settimana del Black Friday, circa 1 milione di piemontesi approfitterà dei grandi sconti. La sanità convegno, tornano le giornate piemontesi di medicina clinica il 24 e il 25 novembre a promuovere il dottor Fenoglio. Ben ritrovati cari telespettatori, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telegrand. Apriamo l'edizione di questa sera del nostro telegiornale con la cronaca, in particolare la cronaca che è avvenuta nella prima mattinata di oggi nel capoluogo della Granda, in corso 4 novembre precisamente. Nei pressi dell'istituto Grandis, una donna, secondo quelle che sono le prime ricostruzioni, si è accorta di aver dimenticato il telefono in auto mentre si stava recando a lavoro in ufficio. Era seduta tornando sul posto del guidatore con la portiera aperta quando le si sarebbe avvicinato un giovane che le avrebbe chiesto del denaro con una certa insistenza. Al rifiuto della donna, lui le avrebbe chiuso la portiera in faccia violentemente per poi scappare di corsa. La donna sarebbe così finita, comprensibilmente scossa, al pronto soccorso con delle ferite allo zigomo. Cambiamo argomento, vendere 4 kg di mele per pagarsi un caffè, sottostare allo strapotere della grande distribuzione, subire l'aumento dei costi energetici e anche l'eccessivo costo della manodopera, insieme alla burocrazia e cambiamenti climatici, ed essere remunerati un anno dopo il raccolto. Queste sono alcune delle principali criticità che hanno lamentato gli agricoltori della Coldiretti che questa mattina sono scesi in piazza a Torino. Vediamo. Presidente, da tutta la Granda i frutticoltori stanno scendendo in piazza qui a Torino con gli altri produttori frutticoli piemontesi per un grido di protesta SOS Frutta. Di che cosa si tratta? Esatto, il titolo è molto chiaro. Siamo centinaia di persone da tutto il Piemonte, ovviamente la zona fortemente frutticola è quella della provincia di Cuneo, ma non soltanto, e siamo qui a protestare per le condizioni che sono diventate insostenibili per questo comparto. Sono molteplici i fattori che stanno limitando fortemente il reddito delle famiglie che sono parte integrante di queste produzioni, e siamo qui oggi a protestare proprio per questo, contro lo strapotere della grande distribuzione e contro una più equa redistribuzione del valore del reddito che la produzione e la vendita della frutta comportano. Abbiamo chiesto alla Regione di aiutarci, di collaborare con noi per portare avanti alcune proposte che noi riteniamo basilari per il settore. Il primo è quello della certificazione del costo di produzione della nostra frutta affinché si possa attuare al 100% il decreto legislativo contro le pratiche commerciali sleali e quindi i produttori non vendano più il loro prodotto sotto i costi di produzione. Un'altra richiesta importante che abbiamo fatto riguarda il costo del lavoro, quindi una decontribuzione, come avviene tra l'altro in altri paesi per alcuni periodi di tempo, del costo del lavoro che è tra i più alti d'Europa e che quindi rende i nostri produttori non competitivi in termini di prezzi nel mercato internazionale. Accanto a questo ragionamento, la reintroduzione per il settore agricolo del voucher, che era uno strumento che in passato è stato usato, ricordiamolo correttamente, dagli agricoltori per aumentare la platea di quelle persone che poi hanno prestato il loro lavoro legalmente in agricoltura. E ultimo, ma certo non per importanza, l'introduzione di vincoli all'interno del prossimo PSR che riguardano l'agroindustria, un vincolo importante che è quello che le aziende che partecipano a questi bandi rispettino al 100% la normativa e in particolare il decreto legislativo contro le pratiche commerciali sleali. E nel prossimo servizio ascoltiamo queste problematiche anche dalla viva voce di un frutticoltore. Vediamo. Paolo 40, presidente zona di Cuneo. Sul palco hai lanciato un messaggio molto chiaro. Si parla tanto di benessere animale, ma al benessere dei frutticoltori chi ci pensa? Noi ci pensiamo ogni giorno e ogni notte, perché quando ci svegliamo di notte non riusciamo più ad addormentarci con tutte le preoccupazioni che abbiamo. Il nostro problema è far quadrare i conti a fine anno. Abbiamo i costi di produzione che sono alti e non riusciamo ad ottenere la remunerazione giusta per il nostro prodotto. Siamo
negli ultimi anni specialmente, essendo aumentati i costi, non è aumentato di un centesimo il prezzo di vendita, anzi sta diminuendo, perché tutta la filiera attinge da quello che è il plafond di costo rivolto al consumatore per togliersi profitti e costi, e a noi rimangono le briciole. Purtroppo le briciole sono rimaste poche. Quindi il nostro benessere è in questo momento è soltanto più dovuto alla passione che abbiamo per il lavoro, ma non più per la redditività delle aziende. Di certo non basta. Non basta, quindi dobbiamo cercare di tutti insieme di far capire anche ai consumatori, che lo sapranno già, perché chi mangia la nostra frutta si può rendere conto che non temiamo confronti, abbiamo frutta sana, buona, sicura dal punto di vista alimentare, anche per quanto riguarda i residui. Quindi bisogna che anche il consumatore si renda conto che il prezzo che paga non viene spalmato bene lungo tutta la filiera. Nicolò, quali problemi sta vivendo concretamente la tua azienda? Ma la nostra azienda concretamente sta vivendo dei problemi che vivono tutti, cioè quelli legati al fatto che la GDO continua a fare le sue offerte, i suoi ribassi sulla pelle degli agricoltori. La dinamica che sta dietro tutto questo, diciamo, uno degli aspetti è sicuramente il fatto che diamo i nostri prodotti frutticoli a conferimento. Questo vuol dire che noi finiamo la raccolta per esempio a metà ottobre e i prezzi a cui verranno liquidati questi prodotti frutticoli li sapremo a giugno dell'anno prossimo, e questo è ovviamente in questo lasso di tempo io GDO posso fare tutte le offerte che mi saltano in testa, perché se io non ho un prezzo minimo da cui parto di base, poi è chiaro che le offerte vengono da sé e il problema quindi viene riversato al produttore, all'azienda agricola. Facciamo un esempio concreto: per le mele che hai raccolto lo scorso anno, quando sei stato pagato? Ecco, le mele che abbiamo raccolto l'anno scorso ci erano pagate il 10 di giugno. È sistematico il fatto di avere una liquidazione delle mele pagate, diciamo, quando io ho già cominciato, anzi sono già a metà della campagna produttiva successiva, e questo vale per le mele, vale per i kiwi e vale anche per le pesche. Ed ora noi torniamo a Cuneo, perché quello che si è appena concluso è stato un fine settimana di controlli per la polizia locale. Nella serata di venerdì due pattuglie, fanno sapere dal comune, sono state impegnate sul territorio comunale ed hanno provveduto ad effettuare controlli, in particolare in via della Pieve in corso Giovanni XXIII, elevando varie sanzioni. Sono stati poi effettuati numerosi posti di controllo nell'altipiano, focalizzando l'intervento nello specifico in piazza Galimberti ed anche una perlustrazione dei parchi cittadini e soprattutto in Parco Parri. Nella giornata di domenica invece una pattuglia è intervenuta su segnalazione della proprietaria per il salvataggio di un cane nella campagna di San Rocco, dietro la zona dell'ipermercato. L'animale era stato risucchiato dalla corrente d'acqua in una bialera, restando intrappolato all'interno di una struttura che raccoglie le acque della zona. Grazie ad una pinza tattica in dotazione ad uno dei due operatori, gli agenti sono riusciti a tagliare la rete e a liberare così il cane che, seppur sofferenti, era ancora in buone condizioni di salute, a parte solamente alcune escoriazioni riportate alle zampe. Parliamo di commercio, perché per gli amanti dello shopping questa che stiamo vivendo è forse una delle settimane più importanti dell'anno. Una settimana che avrà il suo culmine venerdì 25 novembre con il cosiddetto Black Friday. Circa 1 milione di piemontesi approfitterà dei grandi sconti. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Il Black Friday, uno dei momenti dell'anno più attesi dagli amanti dello shopping, della moda e della tecnologia, è alle porte. È il culmine del cosiddetto Black November, mese di sconti. Cade ogni anno l'indomani del giorno del ringraziamento, festa che si celebra il quarto giovedì di novembre negli Stati Uniti d'America e in Canada. Diverse le teorie sull'origine del nome Black Friday. Una vuole che sia associato al colore nero perché un tempo i registri contabili dei negozi si compilavano a penna, usando l'inchiostro rosso per i conti in perdita e invece quello nero per i conti in attivo. Analizzando la situazione in Piemonte, dall'ANSA arrivano dati importanti. Circa 1 milione di piemontesi farà almeno un acquisto in questa settimana del Black Friday, con un budget medio di circa 261 euro a persona, per un totale di oltre 250 milioni. Però solo il 29% acquisterà nei negozi di vicinato. Emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti con Ipsos.
Protagonista sarà la moda. Il 64% degli intervistati ha intenzione di acquistare capi d'abbigliamento, calzature o accessori moda. Seguono elettronica e informatica, il 57%, elettrodomestici dalle TV alle lavatrici, 41%, mentre il 32% cerca prodotti per la casa. Ma c'è anche un 9% interessato a prodotti come giocattoli, libri, oggetti da collezione e cosmetici. Il 57% di chi comprerà al Black Friday vuole utilizzare l'occasione per acquistare già un regalo per Natale. Secondo le stime di Confesercenti, circa 160 milioni di euro di spesa per i regali delle feste sarà anticipata in questi 7 giorni. Ed ora parliamo di un lutto. Il territorio albese piange Gianni Mercorella, assistente personale di Michele Ferrero per oltre 20 anni, ma anche vicepresidente della società Area Calcio Alba Roero e poi storico dirigente dell'Albese Calcio. Mercorella, che era molto conosciuto nelle Langhe, in particolare nel territorio albese, avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 16 di dicembre. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10 nella Cattedrale di San Lorenzo ad Alba. Parliamo di economia perché Confartigianato Cuneo, come già abbiamo avuto modo di dirvi nel telegiornale di ieri, ha inaugurato i nuovi uffici della zona di Ceva. Nell'ambito dell'evento si è tenuta anche la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti della fedeltà associativa. Presidente Crosetto, oggi Confartigianato ha inaugurato la nuova sede della zona di Ceva per guardare sempre di più alle imprese del territorio, dare loro sostegno e servizi e soprattutto essere capillari in un momento difficile. Sì, oggi abbiamo voluto dare un segno tangibile a questo territorio, alla nostra zona di Ceva, a quei 33 comuni che vertono su questo ufficio. Un modo importante era quello di richiamare l'attenzione su una vallata, quella di Ceva, quella di Garessio, quella che vede tante nostre aziende artigiane quotidianamente operose e in piena attività. Una vallata che però richiede un aiuto, un'attenzione sulle tante tematiche che in questi anni un po' si sono dimenticate. Oggi abbiamo voluto, con delle illustri presenze, discutere di alcune di queste problematiche e dell'annosa questione dell'Armo Cantarana e di tutto quello che è il tema della viabilità. Ma soprattutto abbiamo voluto insieme con loro ringraziare quelle 18 aziende che sono state premiate con la premiazione Fedeltà Associativa per aver donato a questo territorio in tanti anni lavoro, di aver pagato le tasse in provincia di Cuneo e di essere servite a un territorio per continuare a crescere e che giorno per giorno non hanno perso la speranza, la voglia di voler operare in quella grande provincia che è questa provincia di Cuneo, che oggi anche attraverso Confartigianato Cuneo ha voluto nuovamente accendere dei riflettori sulle esigenze delle nostre aziende. Oggi ci sono state delle dichiarazioni di intenti da parte degli amministratori presenti. Lei ha lanciato l'idea: fra un anno ritroviamoci. Sì, io ritengo che sia un debito morale che lo dobbiamo ai nostri associati, a quelle imprese che continuano a investire su questo territorio. L'ho accolto immediatamente il presidente Cirio, insieme con lui sia il presidente della nostra provincia, Luca Robaldo, che il presidente dell'Imperia, Claudio Scaiola. E è vero, tra un anno noi ci vogliamo ritrovare per cercare di capire quello che si è riusciti a fare non solo sulle tematiche legate a questa vallata, ma soprattutto a quelle tante tematiche che abbiamo voluto ricordare oggi, che sono tematiche importanti per le nostre imprese, per quelle imprese che continuano a far grande quel provincia di Cuneo che continua a essere un fiore all'occhiello di questa nazione, che Confartigianato Cuneo vuole continuare a difendere e a porre massima attenzione a coloro che ci devono rappresentare, soprattutto ai massimi vertici. Quello che avete appena visto era soltanto un estratto della nostra trasmissione Stile Artigiano, che andrà in onda questa sera alle 20.45 ovviamente sugli schermi della nostra emittente. La Regione ha finanziato con 850.000 euro 16 interventi sulle strade storiche di montagna, che sono dei veri e propri monumenti disseminati sulle alture del nostro territorio. Nello specifico, tra i progetti della nostra provincia che saranno oggetto di interventi per un valore di 223.768 euro. Si tratta dell'altopiano della Gardetta, della ciclovia del Duca e poi della nota Alta Via del Sale. Una scelta voluta per conservare un patrimonio di bellezza che è unico nel suo genere, commentano in queste ore dalla Regione. Una scelta anche per far diventare le nostre antiche vie delle attrazioni turistiche che vadano incontro alla richiesta crescente degli escursionisti di vivere a contatto della natura, in particolare dentro scenari unici arrivati a noi quasi intatti.
Parliamo ora di sanità perché c'è un importante appuntamento che torna il 24 e il 25 di novembre. Sono le giornate piemontesi di medicina clinica promosse dal dottor Luigi Fenoglio, che è direttore della struttura complessa di medicina interna del Santa Croce e Carle di Cuneo. L'abbiamo incontrato. Ritornano a Cuneo le 13esime giornate piemontesi di medicina clinica organizzate dalla struttura complessa di medicina interna dell'ASO Santa Croce Carle di Cuneo, diretta dal dottor Luigi Fenoglio. Ritornano anche più in presenza rispetto a prima, proprio perché abbiamo superato l'emergenza Covid, anche se definitivamente non l'abbiamo ancora archiviata. Abbiamo quasi superato l'emergenza Covid e forse arriverà un'altra emergenza che potrebbe essere influenza. Abbiamo scelto questo mese perché pensavamo e ci siamo riusciti a farlo con una relativa tranquillità in presenza dopo 2 anni in cui questo evento, che era iniziato nel 2004, era stato virtuale. Giovedì 24, venerdì 25 allo spazio incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in via Roma a Cuneo si terrà appunto questo convegno. Quali le tematiche salienti che affronterete? Beh, le tematiche sono diverse, sono quelle proprie della medicina interna, che è una specialità, diciamo così, madre di tutte le super specialità, quindi si prende carico dell'uomo malato con tutto quello che lo caratterizza. Ci sarà una lettura magistrale del presidente nazionale della nostra società che fra l'altro è fondata nel 1887 e la società più antica, la società medica scientifica più antica del nostro paese. Quindi ci sarà una classica lettura magistrale con contenuto scientifico da parte del nostro presidente, che è Giorgio Sesti, che è ordinario di medicina interna all'Università Tor Vergata di Roma, sulla cardiopatia diabetica. E poi ci saranno una serie di altre grandi letture su argomenti ampi e trasversali, che sono l'incertezza in medicina, o meglio l'incertezza nella scienza medica, perché molti di noi ritengono che la medicina possa risolvere tutti i problemi in questo terzo millennio, ma così non è. Quindi è importante sia per noi che per coloro i quali parteciperanno conoscere quest'altro grande e importante aspetto. Ci sarà una lettura magistrale da parte di Massimo Andrioni, che è uno dei più importanti italiani che ha dedicato lo studio ai vaccini sul Covid, e farà appunto un update su quello che è l'attuale necessità di vaccinazione per il Covid, perché questo è ancora un bisogno presente per la nostra popolazione, per la popolazione mondiale. E poi ci sarà il professor Salvatore Mangione, che lavora alla Jefferson University a Philadelphia, che ha ricevuto da poco l'award dall'American College of Physicians sul suo impegno sulle humanities, e farà una lettura magistrale sui 5 libri che hanno cambiato la storia della medicina. E poi ci sarà ancora l'arcivescovo Celestino Migliore, che è il nunzio episcopale a Parigi per il Vaticano, che ci parlerà di quelli che oggi sono le caratteristiche dell'uomo nel senso più ampio, olistico, che è quello che, a cui noi molto come medicina interna teniamo, e sarà presentato dal direttore della guida, dottor Bernardi. E restiamo alla sanità con una bella iniziativa che ci porta all'ospedale di Savigliano, dove con il nuovo anno scolastico è stato inaugurato per la prima volta in pediatria una sezione ospedaliera di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII. Grazie a questo importante e benefico progetto, i bambini ricoverati all'interno del reparto hanno la possibilità di frequentare la scuola e poi di mantenere per quanto possibile una piccola routine quotidiana. Molto spesso, come fanno sapere i promotori, l'ora di insegnamento avviene direttamente dal letto, ma per chi se la sente è stata adibita anche una piccola aula.
L'insegnante ha un ruolo in presenza ma anche di mediazione con la scuola di provenienza e ciò è utile soprattutto al bambino con una patologia oncologica che altrimenti rischierebbe inevitabilmente di restare indietro nel percorso scolastico. I bambini sono così inseriti in un percorso che ha anche funzione terapeutica e permette loro di non restare in qualche modo sradicati dalla realtà quotidiana. Voltiamo pagina, andiamo a Borgo San Dalmazzo, dove si è svolto nel fine settimana con successo la prima edizione di Wow Winter Outdoor Weekend. Come già abbiamo avuto modo di dirvi, il salone dello sport e della cultura outdoor. In quell'occasione il mondo dello sci e il mondo della montagna ha ribadito che di sperare nella neve per la prossima stagione che ormai è alle porte. Vediamo. Ah wow, a Borgo San Dalmazzo c'è anche il Parco del Monviso, la scelta di essere qui in questi giorni. Sì, allora oggi noi siamo qui anche in vista appunto della stagione invernale, quindi siamo qui per proporre e promuovere le nostre offerte sul territorio del Parco del Monviso, che è un territorio molto ampio, e anche per promuovere i nostri centri visita in cui noi gestiamo appunto dei piccoli musei e quindi delle attrattive anche per il periodo estivo, quindi noi principalmente siamo qua per questo. Quindi montagna invernale ma anche montagna estiva. Esattamente, anche montagna estiva, infatti in particolarmente nei periodi estivi siamo aperti su Castel Delfino e su Revello e anche a Pian del Re come punti informativi ma anche come musei che raccontano cosa c'è nei nostri territori e nei nostri boschi. A wow anche il consorzio Valle Stura, la Valle Stura che arriva fino a Borgo San Dalmazzo per parlare di montagna, per parlare di sport, ma di sport invernali ovviamente in questo periodo. Assolutamente sì, anche noi siamo qua per Wow, per 3 giorni dedicati alla montagna, siamo felicissimi. Noi rappresentiamo una valle che è importante, una valle lunga e quindi offre 1000 possibilità per il mondo outdoor, soprattutto invernale. Quindi noi adesso aspettiamo la neve, per gli amanti dello ski alp, per lo sci di fondo, ci sono veramente infinite possibilità sul nostro territorio. Quindi montagna invernale ma anche montagna estiva, perché no? Assolutamente sì, anche per l'outdoor estivo vi sono 1000 possibilità, dal rafting al trekking, dalla mountain bike, veramente ce n'è per tutti i gusti. Siamo qua a rappresentare la nostra scuola, nella speranza che a breve inizi anche la stagione invernale con una abbondante nevicata. Noi siamo promettenti, abbiamo iniziato con i nostri maestri i primi allenamenti con lo sci club. Adesso aspettiamo solamente la prima neve. Leo si è già preparato. Ecco, qui abbiamo la mascotte che si chiama? Leo Monti. Leo Monti e che cosa interpreta in questo momento? In questo momento interpreta comunque la speranza in tutti noi che ci sia una buona stagione invernale, promettente, visto che comunque la maschera ce l'ha già, i scarponi pure. E ma Leo sa sciare? Leo sa sciare... Così e così, diciamo. Sta imparando come tanti e noi contiamo su di lui dentro una buona preparazione nei prossimi mesi. Quindi aspetta tanti bambini, soprattutto in zona maneggio, in zona 1004, ed è felice di accogliervi nella nostra scuola sci. Leo. E dalla neve passiamo all'arte. Mercoledì 23 novembre alle 17:30 presso il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo si terrà l'inaugurazione del progetto espositivo promosso da Fondazione CRC e Intesa San Paolo I colori della fede a Venezia, Tiziano, Tintoretto e Veronese. La mostra, che è curata da Don Gian Matteo Caputo e Giovanni Carlo Federico Ville, realizzata anche con il supporto organizzativo di Mondo Mostre, resterà aperta al pubblico fino a domenica 5 marzo 2023. Offre per la prima volta l'una accanto all'altra 5 grandi pale d'altare dei maestri del Rinascimento Veneto, Tiziano Vecello, Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, e Paolo Cagliari, detto il Veronese, provengono ovviamente da altrettante chiese veneziane. Fa sapere la CRC che durante tutto il periodo d'apertura è previsto un ampio programma di attività collaterali e di laboratori didattici. Tutte le informazioni sono sul sito www.fondazionecrc.it. Ovviamente l'ingresso alla mostra, così come la partecipazione alle iniziative collaterali, sono gratuite. Andiamo a Carmagnola, alle porte della nostra provincia, dove fervono i preparativi per l'evento La Befana Vien di Giorno, una simpatica iniziativa ideata dal laboratorio Gourmet con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Scopriamo di cosa si tratta.
A Carmagnola si parla di un progetto che vuole essere importante nel giorno dell'Epifania. Di che cosa si tratta in particolare? Noi a Carmagnola stiamo organizzando la Befana Vien di Giorno, dove Carmagnola è appunto città della Befana per un giorno. Questa idea, questo progetto si svilupperà principalmente in tre punti della città, dove ci sarà una casa della Befana, l'ufficio, un'area fieristica dove saranno presenti degli show cooking e dei laboratori dedicati ai bimbi, gratuiti, dove appunto vogliamo creare un pochino la storia della la Befana, far affezionare i bimbi alle tradizioni e soprattutto alla nostra città. Questa operazione non è un'operazione commerciale, ma è un'operazione formata da tanti volontari, tanti amici che ci stanno aiutando per allestire questa giornata. Questo progetto, come ho detto, è gestito solo da dei volontari. Noi abbiamo ad oggi il gruppo teatro e tante altre associazioni che si stanno, ci stanno dando la loro collaborazione nella gestione dei punti artistici, dove ci saranno anche dei momenti musicali, degli artisti di strada e dei momenti di ballo. Una cosa importante è che proprio ieri siamo riusciti a definire il disciplinare di una focaccia della Befana che accomunerà tutti i panifici e pasticcerie della città e faremo una avremo una unica ricetta che verrà poi servita nel pomeriggio nei bar della città ed elaborata nelle cene, nei pranzi di quel giorno dagli chef locali. L'iniziativa della Befana, come l'iniziativa di Halloween, sono due iniziative che il comune di Carmagnola ha sposato appieno per un semplice motivo, il discorso del commercio. Perché? Perché noi crediamo molto nel commercio di prossimità e purtroppo queste grosse catene commerciali, oltre il commercio online, lo sta un po' ammazzando. Quindi il compito del comune qual è? Quello di far mettere in risalto le eccellenze che a Carmagnola ci sono nell'ambito commerciale, che sono delle eccellenze di alta qualità, farle conoscere non solo all'interno delle nostre mura, perché lo scopo di queste manifestazioni, di tutte le manifestazioni che noi andiamo a fare, è far conoscere il nostro commercio al di fuori. E quindi questa è l'iniziativa, è far conoscere soprattutto quello che possono dare le nostre attività commerciali e mi creda, non lo dico per un titolo di campanilismo, è veramente un commercio di alta qualità sotto tutti i punti di vista, dalla ristorazione all'abbigliamento e per così via. Nel periodo in cui siamo usciti da una pandemia e stavamo incominciando un po' a rialzare la testa, adesso c'è questo discorso del caro bollette, ma quello che mi dà la forza a me, assessore, e a tutta l'amministrazione è vedere proprio la volontà del nostro commercio di voler comunque combattere, di non voler abbassare la testa e di non voler chiudere la serranda e dire no, ho perso. Oltre questo, che sono le manifestazioni, noi lavoriamo anche a quello che si chiama, non so se sicuramente l'avrete sentito parlare, che è il DUC, che è il distretto urbano del commercio, dove lì arriveranno anche dei soldi che ci permetteranno di fare ancora di più manifestazioni oltre altre cose. E con questo servizio si chiude l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo il consueto appuntamento ormai del martedì sulla nostra emittente. Parliamo del calcio, in particolare di Cuore Biancorosso, la rubrica che dedichiamo alla Cicunio 1905 Olmo. Come sempre tanti ospiti in studio, interviste, commenti e approfondimenti a partire dalle 21 sugli schermi di Telegranda, non mancate. È tutto per quanto riguarda l'informazione, grazie per averci seguito e a più tardi anche con le prossime edizioni dei nostri notiziari. Arrivederci.